Presidente, sei ventilatori che saranno distribuiti tra le quattro ASL, aziende sanitarie abruzzesi, una boccata d'ossigeno importante. Sì, sono ventilatori per la terapia subintensiva. Quelli più difficili da trovare e più preziosi sono quelli da terapia intensiva, ma sono preziosissimi anche questi dispositivi che l'Associazione Nazionale Alpini ha appena consegnato. Ci ha chiesto appunto di distribuirli per tutte le ASL in modo da anche simboleggiare la partecipazione dell'intero territorio di tutto l'Abruzzo, come di tutte le loro sezioni dell'Associazione Nazionale. Noi abbiamo accolto con gioia e con commozione questa ennesima dimostrazione da parte degli alpini del loro valore e del loro spessore umano e morale. In ogni calamità, in ogni problema che colpisce i cittadini e il territorio, la presenza degli alpini è sempre una grande garanzia di sostegno, di solidarietà e di operatività. Grazie, grazie tanto agli alpini. Come saranno ripartiti questi ventilatori, visto che sono sei e le altre sono quattro? Ne verrà dato sicuramente uno per ciascuno a ogni ASL e gli altri due che in questo momento avanzano verranno distribuiti dal responsabile dell'emergenza sanitaria secondo il fabbisogno e dove c'è maggiore urgenza. L'ANA Abruzzi ha donato alla Protezione Civile Regionale sei ventilatori per gli usi, per l'emergenza Covid. Ecco, come è partita questa iniziativa e come avete trovato i soldi per comprare questi ventilatori? Allora, l'iniziativa è partita il 26 di marzo, abbiamo fatto la riunione di un comitato di presidenza e abbiamo deciso di iniziare la raccolta finalizzata al Covid-19. Abbiamo fatto un comunicato a tutti gli alpini sapevo e so che rispondono e sicuro di questo ho ordinato immediatamente i sei ventilatori che questa mattina sono arrivati. Oggi ho controllato anche il conto per vedere un attimo la risposta degli alpini. Bene, gli alpini oggi si trovano a circa il 70%, quindi abbiamo ancora 5 giorni per poter ricevere le offerte e sono sicuro che arriveremo al Facciamo un appello, D'Alfonso. Un appello, credo che gli alpini non abbiano bisogno, credo che gli alpini chiedono agli amici che stanno intorno se ci possono dare una mano, adesso è il momento.